Presentato in conferenza stampa il nuovo direttivo dell'Associazione Fonte Viva di San Maurizio Canavese, ad introdurla Michelangelo Picatre, presidente uscente. Questo nuovo direttivo, con il nuovo presidente, scaturisce sostanzialmente dalla riunione dell'ultima assemblea che è stata fatta l'11 di novembre, addirittura, no? Sì, quel sabato 11 novembre, dove si sono rinnovati gli organi direzionali dell'Associazione Fonte Viva, e a seguito di quello forse avete già scritto, no, delle cose, che c'era un nuovo direttivo, no, sapete la composizione, no? Se lo riprendiamo Sì. meglio, Ecco, allora sì. c'è, ma non è vero, c'è un Beh, sottotitolo. magari lo diciamo dopo, Come sono i componenti, ecco. preferite? Ok. E in effetti è il nuovo direttivo che deve eleggere al proprio interno il presidente, il vicepresidente e il segretario, il tesoriere, il cassiere. In realtà abbiamo tardato abbastanza con questo passaggio di consegne, perché c'erano ancora in pista diverse cose conseguenti a quelle che sono state le elezioni amministrative, per cui c'era ancora un lavoro da ultimare, che era un po' il lavoro del vecchio direttivo, no? Ma anche di quello nuovo, perché molti dei componenti del vecchio direttivo fanno parte anche del nuovo direttivo, per cui è stato dato mandato ancora al sottoscritto di chiudere soprattutto il discorso amministrativo relativamente alle commissioni assessorili. Quindi, partite le commissioni adesso a gennaio, il nuovo direttivo si è riunito la scorsa settimana e ha eletto un nuovo presidente con il vicepresidente, eccetera, che vi diranno direttamente loro. Per cui si esaurisce, no, in questo senso quello che era stato un percorso fatto da alcuni anni, dal sottoscritto, dal vecchio direttivo, che è sfociato nelle elezioni, nella vittoria delle elezioni del 2017, e quindi si è varata questa nuova amministrazione di cui siamo orgogliosi, perché abbiamo veramente rinnovato molto, proprio in termini di persone, di gente nuova. Per cui, insomma, adesso si riparte ed è giusto che si riparte con un nuovo direttivo, con un nuovo presidente, che sicuramente daranno vivacità e un nuovo slancio a Fonte Viva. Ecco. Soddisfatto per la nuova Tutti carica, il insieme, neoeletto presidente Sandro molto Caletto. uniti. Allora, beh, io sono contento di essere diventato presidente di Fonte Viva, anche se il termine presidente non è che mi piace molto. Noi siamo sempre stati un gruppo che ha lavorato tutti insieme, molto uniti, quello che io ritengo come una squadra di calcio. Quindi più che un presidente potrei considerarmi un capitano, cioè quello che fa parte di tutti gli altri insieme, poi è semplicemente quello che va dall'arbitro a tirare la monetina. Alla fine lo scopo è quello. Rinnovamento è sicuramente rinnovamento la parola giusta. Noi ci troviamo forse ad affrontare i prossimi 4 anni più importanti, se vogliamo vedere come discorso di Fonte Viva. Perché in questi 5 anni precedenti abbiamo lavorato con la cittadinanza e abbiamo portato un nuovo regolamento e un nuovo statuto, che ha portato a quello che tutti gli interventi in Italia parlano, cambiamento, rinnovamento, eccetera. Fonte Viva il rinnovamento l'ha fatto e lo continuerà a fare. Per esempio, il fatto è che con questo nuovo statuto e regolamento abbiamo, sia l'abbiamo visto dimostrazione del direttivo, cioè dopo 3 mandati, dopo 15 anni, bisogna lasciare il posto a qualcuno di nuovo. E infatti il presidente uscente e Attilio sono in età di revisione dei conti. Saranno sicuramente nel direttivo come aiuto, ma non hanno più una carica ufficiale all'interno del direttivo. La stessa cosa con questo regolamento e statuto l'abbiamo portato in amministrazione. Quindi in amministrazione abbiamo già visto un cambiamento, quindi abbiamo visto delle facce nuove che sono entrate. Questo statuto e questo regolamento farà sì che tra 4 anni questo rinnovamento sarà ancora più radicale, perché altri componenti arriveranno ai 3 mandati e quindi dovranno lasciare il posto a dei giovani o comunque delle persone nuove. Ci troviamo quindi davanti a dover, tra l'altro, tra 4 anni potrebbe anche entrare in gioco il nuovo censimento che è stato fatto, il che vuol dire che con San Maurizio Canavese, avendo più di 10.000 abitanti di popolazione, entra ad avere un consiglio comunale composto da 16 persone. Quindi noi ci troviamo con un sindaco che finisce 2 mandati, ci troviamo con tre almeno 3 amministratori, 3 consiglieri importanti, storici, che hanno fatto successo dell'amministrazione di Fonte Viva in tutti questi anni, che
per una regola del gioco, chiamiamola così, escono. Ci troviamo a dover avere 4 membri più in consiglio nuovo, quindi Fonteviva deve trovare, visto che spero che la cittadinanza lo sia, perché noi siamo stati soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, che ci ha portato avanti a tutti questi risultati, che ci ha portato avanti a vincere anche le ultime elezioni, che sono state elezioni molto difficili, le abbiamo vinte molto molto bene, non si può dire che non sia stato così. Ci porterà a dover lavorare tantissimo per riuscire a trovare nuovi personaggi e a creare dei nuovi amministratori, almeno 7-8 persone. Quindi il compito di Fonteviva qual è? Il compito di Fonteviva, secondo me, oggi è quello di essere più aperta possibile, ma aperta non semplicemente perché esistiamo, ma aperta perché sul territorio deve continuare a farsi vedere, andare, cercare, incontrare la gente e cercare soprattutto di trovare persone giovani, ma non giovani solo giovani anagraficamente, giovani dentro, che abbiano voglia di lavorare, perché abbiamo bisogno di trovare persone nuove, perché siamo contenti perlomeno del nostro paese, vorremmo che il nostro paese continuasse così, ma gli amministratori nuovi bisogna costruirli. Quindi abbiamo l'obiettivo di avere sempre più contatti con la cittadinanza, quindi già partendo con le cose, abbiamo il vecchio lavoro, abbiamo parlato davanti alle commissioni, abbiamo già previsto un incontro il 24 marzo in cui ci incontreremo con i simpatizzanti, con tutte queste persone che fanno parte delle nostre commissioni, come componenti motivi delle commissioni, proprio per parlare di questo problema e parlare di come riusciamo a contattare le persone e a portarle da noi. Abbiamo intenzione di l'assemblea la facciamo una volta all'anno, vorremmo portare un'assemblea con i soci e con i simpatizzanti con frequenze maggiori, addirittura possibilmente ogni 3 mesi, in cui appunto ci sia uno scambio di idee tra noi, il direttivo, l'amministrazione e tutti i cittadini. Vorremmo poi portarci avanti con tutta una serie di incontri, diciamo, termine pubblicità non è bello, ma comunque di informazione alle persone. Primo che abbiamo intenzione, che ci stiamo preparando, è quello sulla problematica dei rifiuti, perché è un problema molto sentito dai cittadini, tanti non capiscono il perché, dice perché ci avete ridotto, avete dimezzato il servizio indifferenziato, perché a questo punto non ci avete dimezzato le tasse. È una cosa che bisogna va approfondita e va comunicata. Il compito di Fonteviva non è quello di fare l'amministratore, il compito di Fonteviva è quello di controllare che gli amministratori facciano quello che è stabilito nel programma, di portare avanti le idee, ma il compito di Fonteviva è quello di fare la tramite, di informazione, di rendere edotta la cittadinanza di che cosa fa l'amministrazione e di prendere i problemi che ha la cittadinanza e portarli all'amministrazione. Abbiamo tante idee, un'altra idea è quella di, chiamiamolo, creare un piccolo periodico, un piccolo informazione da stampare, ma pochi fogli, da magari mandare ogni tanto nelle case dicendo 2 o 3 punti principali sulle cose che sta facendo l'amministrazione e che sta portando avanti. Lavoro ce n'è veramente tanto, sono contento che in una tranquilla riunione di direttivo sono stato eletto unanimemente senza avere votazioni, senza avere niente, che è lo spirito giusto per questo gruppo. E ripeto, tutti insieme dobbiamo lavorare per portare avanti tutti questi problemi. Direi che non c'è nient'altro da dire, insomma.